Lunedì 19 da Checco. Le notizie del TG Ora, nuova stesa in perfetto stile Gomorra la scorsa notte nei quartieri spagnoli a Napoli, dove Buongiorno, alcune persone hanno l'ultima volta. sparato numerosi Ecco colpi Mauro di pistola in aria Matigatti, poco dopo le 2. finito. Un Stiamo anonimo con una provando telefonata al a Checco 113 ha per segnalato lunedì nel quartiere la 19 presenza di aprile. alcune Da persone armate che Checco sto sfrecciavano nel dedalo preparando. dei vicoli in sella motoveicoli. Sul posto si sono recate le volanti dell'ufficio prevenzione generale della questura, che in vico Speranzella hanno trovato a terra Favaro 13 deve bossoli sentire di due sola la diversi calibri, prassima. 12 9x21 Tante e uno calibro 7,65. I rilievi sono stati effettuati dalla polizia cose nuove, scientifica, lo mentre sto le indagini sono perché. state affidate alla squadra mobile. E controlli interforze la scorsa notte nelle zone della Movida di Napoli, dopo gli scontri armati nell'area dei cosiddetti Così baretti di leggiamo Chiaia, da tra tutti gruppi i di giovani armati di messaggi. pistole e coltelli, conclusi con diversi giovani minorenni feriti. In servizio una cinquantina di componenti le forze dell'ordine, tra carabinieri, 30 in tutto, pattuglie dell'esercito e della polizia municipale. I controlli sono andati avanti tutta la notte nei vicoli del centro, con militari a piedi, moto e a bordo delle gazzelle, presidiati i varchi di Largo Ferrandina, via Fiorelli, piazza dei Martiri e via Filangieri. Complessivamente sono Però state lo controllate mando 250 sulla persone, rapide, sto 34 delle quali sono già preparandomi. note alle forze dell'ordine, 60 veicoli fermati, multati i conducenti per lo più per guida senza casco, senza polizza Però lo assicurativa e mando senza anche patente, su Alfos, perquisite 43 sto persone e preparando. 16 veicoli. 8 assuntori di droga sono stati segnalati, sequestrate in Destini, modiche quantità di questo lo hashish e guardo marijuana io. e multati anche 12 parcheggiatori abusivi. Operazione dei carabinieri della compagnia di Giuliano a Melito di Napoli, in via Lussemburgo. I militari dell'arma hanno smantellato una piazza di spaccio e arrestato tre persone. Si tratta di Raffaele Capano, 35 anni, di Afragola, Giuseppe Buonocore, 41 anni, anche lui residente ad Afragola, e Francesco Vinciguerra, 30 anni, di Casal di Principe. I tre sono stati trovati in possesso di 75 dosi di droga, di cui 42 di crack, 15 di hashish e 7 di marijuana, 11 di cocaina e 380 euro in contanti. La droga è stata sequestrata e i tre sono stati assicurati alla giustizia. Dopo aver spaccato con un massiccio martello la vetrina di un negozio di abbigliamento di tendenza, stavano caricando sulla loro Ford Focus i numerosi capi di abbigliamento rubati. I carabinieri di Casalnuovo e di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli, hanno arrestato tre persone a Casonia con l'accusa di furto aggravato in concorso e resistenza a pubblico ufficiale. Un quarto componente della banda, alla guida di una Fiat Stilo, ha speronato l'auto dei militari, ferendone due, e ha tentato di investire altri carabinieri intervenuti. Poi è fuggito. Le fasi del furto sono state riprese dalla videosorveglianza. In manette sono finiti Antonio Annunziata, 41 anni, Alfonso Rubino di 22 anni e Gioacchino Rubino, 45 anni. Il valore degli abiti che erano in negozio, secondo una stima, si aggira intorno ai 130.000 euro. Ha tentato di uccidere il rivale in amore colpendolo alla testa con un mazzo di chiavi, ma non ce l'ha fatta a fuggire perché i carabinieri sono arrivati in tempo e lo hanno arrestato. Il fatto è accaduto a Frignano, nel Casertano. Protagonista un albanese di 33 anni, residente ad Acerra, finito in carcere per tentato omicidio e stalking. L'uomo si è precipitato a casa dell'ex convivente, trovando il nuovo compagno della donna. Sapeva che la ex aveva una nuova relazione. Quando ha visto il rivale, ha preso le chiavi dalla tasca del giubbino e lo ha colpito con violenza alla testa davanti alla donna. Alla figlia di quest'ultima di 4 anni. Intanto al 112 è giunta da qualche vicino la segnalazione di una lite furibonda e da qui l'intervento tempestivo dei carabinieri. La compagnia della Guardia di Finanza di Casalnuovo di Napoli ha consentito dall'inizio dell'anno ai finanzieri di sequestrare complessivamente 11.118 kg di sigarette di contrabbando, tra le più note marche di sigarette reperibili nel mercato illegale, sia cittadino che dell'intera provincia napoletana. In particolare, le fiamme gialle hanno individuato i flussi di approvvigionamento, scoperto depositi, controllato i movimenti dei soggetti noti e accertato le modalità operative poste in essere dai contrabbandieri anche nella fase di commercializzazione attraverso la minuta vendita con le tradizionali bancarelle. Al termine dell'attività sono stati arrestati complessivamente tre responsabili, mentre 53 sono stati denunciati all'autorità giudiziaria competente, ponendo sotto sequestro oltre 11 tonnellate di sigarette, due autocarri, un auto articolato e una autovettura. E sembra un sortilegio nei confronti degli automobilisti napoletani costretti a rimanere imbottigliati nel traffico a Fuori Grotta, a 2 ore dalla riapertura della Galleria Laziale, che era stata chiusa 15 giorni fa per caduta di calcinacci dalla volta. Chiude ora la galleria 4 giornate con lo stesso motivo, caduta di calcinacci dalla volta. Dalle 21 di ieri sera la chiusura del tunnel, con polizia municipale, vigili del fuoco e protezione civile impegnate sul posto. E con questo per il momento è tutto, grazie per essere stati con noi, appuntamento al prossimo TG1. Che costacquo.